Nel sostegni bis ci sono anche fondi per i comuni, Napoli avrà 240 milioni di euro, sono risorse che lei ritiene sufficienti? Mi fa piacere che questa domanda sia rivolta a me, che sono lontano da protagonista diretto di questa campagna elettorale, perché altrimenti sembra quasi che ci sia qualcuno che si pigli il merito di quello che sta accadendo. Noi abbiamo avuto meno di quello che avremmo dovuto avere dal ristoro degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale che boccia un provvedimento del governo. Dovevamo avere poco meno di 300 milioni, abbiamo avuto poco meno di 250, quindi meno. Quindi noi non buttiamo mai nulla, ma non è che siamo soddisfatti. Il governo si era impegnato a mettere in campo entro luglio misure concrete sugli enti in predissesto e non è avvenuto. Napoli anche nei riparti che ci sono stati ha avuto meno di altri comuni. Noi abbiamo avuto l'anno scorso Reggio Calabria ha avuto 100 milioni di euro, noi abbiamo avuto una quarantina di milioni, Andria ha avuto una ventina di milioni. Cioè facilito questi tre esempi per dare anche una collocazione politica alle cose. Quindi insomma io l'ho detto anche ieri in una call col governo, ma io ho preso atto che insomma nei confronti della città di Napoli sul piano economico finanziario non c'è stato alcun sostegno tale da meritare un applauso. Quindi quello che è avvenuto ieri è, come dire, il dovuto, anzi il men che il dovuto, quindi come dire, non rimandiamo indietro i soldi che abbiamo avuto, ma non c'è né da esultare, né da essere entusiasti, né da prendersi meriti come fa qualche anche candidato che dopo essersi fatto cucire l'abito delle promesse per candidarsi magari si prende anche il merito di questo denaro. Qua non c'è nessun merito, è un'operazione tecnica e finanziaria che il governo ha dovuto mettere in campo, altrimenti per gli effetti della Corte Costituzionale saltavano centinaia di comuni.